Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Perdonatemi la mise, i capelli sono tutti sconvolti, ma fa un caldo allucinante in questi giorni. Infatti, nonostante io abbia acceso l'aria condizionata, si muore, eppure sono ancora le 9:30 del mattino, ovvio. Comunque, in questo video vi mostro tutto quello che ho comprato da Sephora. Prodotti make-up più un profumo e un prodotto che ho acquistato da MAC. Quindi io inizio subito dal profumo, ovviamente, e io comunque ho approfittato degli sconti che insomma ci stanno in questo periodo. Allora, per quanto riguarda il profumo, sono andata a prendere questo qui, è il Care Guy di Serge Lutens. Questo è un 100 ml ed è buonissimo. Ne avevo sentito parlare tantissimo di questa profumazione e l'ho voluta provare, ma l'ho acquistata subito. Questo è un dolce balsamico tabacco melato e talcato, sono diciamo gli accordi principali, ed è una fragranza che è nata nel 2005. È un profumo che contiene foglia di tabacco, miele, iris, sandalo, ambra, muschio, incenso, rosa e fieno. L'incenso c'è, ma non si sente perché, come vi ho detto già in altri video, a me l'incenso non piace. Qui c'è, ma comunque io non lo sento. Ma la particolarità di questo profumo è il fieno che fa da contrasto con le altre fragranze. Comunque, se avete la possibilità, andatelo a sentire perché veramente è un profumo buonissimo e, come tutti i Serge Lutens, ha una persistenza, insomma, da 1 a 10. Questo, diciamo, un 8,5. Allora, passiamo invece ai prodotti beauty. Mamma mia, che caldo, sto morendo. Allora, il trucco che oggi ho realizzato è stato fatto con i prodotti che adesso vi vado, con alcuni dei prodotti che adesso vi vado a mostrare. Allora, per prima cosa ho riacquistato il sapone detergente, questo qui di Clinique. Questo ovviamente è quello lì oil skin, quello lì quindi senza oli all'interno, proprio per chi ha la pelle da mista a grassa. E questo lo acquisto da una vita, infatti. Non so, sono anni proprio che acquisto questo detergente, mi trovo benissimo. Poi i prodotti di Clinique comunque sono una garanzia. Poi ho acquistato, lo volevo da tempo, il piegaciglie di Dior Backstage. Allora, è fatto in questo modo. Io già l'ho usato. Comunque adesso vi mostro più in dettaglio il trucco che ho realizzato oggi. Allora, questo è il piegaciglia di Dior, bellissimo, tutto nero con la scritta Dior qui, insomma, sembra funzionare. Vedremo, vedremo. Poi ho acquistato il Radiant Matte Bronze della Sweet Pea, questo qui di Too Faced. È questo bronzer che pure volevo da tempo, infatti non è nuovo, è uscito già da un po', però lo volevo prendere, mi piace un sacco, ed è questo fatto così, in questo modo, che poi tra l'altro ha un odore buonissimo, è bellissimo,
anche tutto come è fatto all'interno, tutto intrecciato, bello, bello, bello. Allora, poi ho acquistato la palette piccolina, questa qui composta da 5 ombretti di Pat McGrath, la apriamo così, insomma, ve la mostro più nei dettagli, anche se, insomma, tutto il mondo del web ha mostrato questa palette. Comunque ve la mostro anche io, è fatta in questo modo. Ha degli ombretti bellissimi, molto scintillanti, e vorrei prendere anche l'altra versione. Comunque staremo a vedere. Ho preso queste salviette watermelon, quindi sono 10 salviettine struccanti, queste qui di Sephora. Poi ho preso la palette di Natasha Denona, la Mini Retro Palette, e con questa ho fatto il trucco di oggi, quindi gli occhi sono andata a farli con questi ombretti. Come blush invece ho preso questo di Natasha Denona, il blush Bloom, il Bloom di Natasha Denona, fatto così. Questo è il colore. Niente, Mini Bloom si chiama, di Natasha Denona. Poi ho preso lo struccante bifasico occhi di Sephora. Questo qui mi piace tantissimo e continuo sempre a riacquistarlo. Poi ancora ho preso l'eyeliner, questo qui di Marc Jacobs, che è quello che tengo oggi sugli occhi. Ed è fatto in questo modo. Eccolo qui, è un marrone metallizzato. Ed infine ho preso la maschera, questa qui della Glam Glove, la Bubble Mask. Questa qui mi piace tantissimo, pure ogni volta che mi trovo ad andare da Sephora, la prendo sempre. Tra l'altro, poi mi hanno dato una mini taglia del nuovo mascara di Gucci e una mini taglia del nuovo gloss di Sephora. Questi qui li tengono davanti alla cassa con tutte le colorazioni. Questi sono gli acquisti fatti da Sephora. Invece da MAC ho voluto prendere il Fix Magic Radiant. Questo qua tutti ne parlano bene, è quello che ho utilizzato pure oggi, che è fatto in questo modo. Quindi i prodotti che oggi ho utilizzato per il trucco sono l'eyeliner, alla fine solo l'eyeliner, e l'ombretto di Natasha Denona con il piegaciglia di Dior. E questo è tutto, ragazzi. A breve mi deve arrivare anche qualcosa di Charlotte Tilbury. Comunque poi vedrete tutto man mano nei prossimi video. Io vi lascio, vi mando un abbraccio, buona giornata e ci vediamo come al solito al video prossimo. Ciao!